La nocerina ti costringe a giocare così in fase di non possesso palla, altrimenti rischi di fare un 3 contro 3 sempre in fase difensiva. Noi la partita l'avevamo preparata così e avevamo preparato così anche la fase di possesso. È chiaro che dobbiamo migliorare, dobbiamo crescere, però questo è quello che avevo chiesto alla squadra e la squadra ha fatto in pieno, secondo me, il proprio dovere. Siamo stati anche molto incisivi perché, ripeto, la finalizzazione è mancata per un passaggio, ma poi la squadra penso che abbia impensierito la nocerina sulla fase difensiva e per un pizzico che non siamo riusciti a finalizzare. I ragazzi sono stati bravi e dobbiamo migliorare, come penso anche la nocerina, ma guardo in casa mia sotto tanti aspetti, però insomma dopo 20 giorni venire qui a Nocera e cercare di imporre il proprio gioco contro una squadra che gioca molto bene, io sono molto soddisfatto. Ripeto, quello che ho detto ai ragazzi a fine partita: erano abbattuti, dispiaciuti, lo siamo tutti, però bisogna guardare avanti. Cioè, noi sul piano della corsa abbiamo buoni valori, questo ce l'hanno detto i test e il lavoro che abbiamo fatto. Complessivamente è un gruppo che sul piano della corsa corre tanto, è in grado di correre tanto, e poi di alcune risposte positive limitatamente ai ritmi, sull'ordine e l'equilibrio che abbiamo tenuto in campo, a volte sbagliando qualcosa, però è normale, questa è una squadra nuova. È nell'atteggiamento propositivo che abbiamo avuto e alla fine molto più continuo rispetto a loro, molto tenuto con maggiore convinzione. Alla fine questo ci ha fatto vincere la partita, perché nell'economia della gara diciamo che noi siamo stati più continui e più propositivi nel cercare di avere ordine, equilibrio e così. Sapevamo che era una partita difficile, però penso che il primo tempo abbiamo giocato una buona gara, abbiamo creato qualche occasione importante, poi il secondo tempo forse è uscito un po' più fuori la nocerina, diciamo una partita abbastanza equilibrata, vissuta da episodi, è andata bene a loro e male a noi, però tutto sommato penso che abbiamo fatto una buona gara. Ma no, stiamo lavorando, poi molti già abbiamo lavorato col mister, quindi sappiamo quello che ci chiede, i nuovi si sono inseriti bene, stiamo lavorando sodo, lo ripeto, per una partita del 5 agosto penso, come la nocerina, anche noi non eravamo al top, perché comunque i carichi di lavoro si fanno sentire, poi giocare alle 4 con 40 gradi sicuramente non è facile, è stata una decisione scellerata sicuramente da chi ha preso questa decisione, però caldo per noi, caldo per loro, sicuramente non ha giovato lo spettacolo sicuramente. Una buona prestazione, non si poteva fare di meglio, perché comunque siamo ancora nel periodo di preparazione, però si incominciano a vedere frutti, perché vedendo pure la partita oggi sembra che il secondo tempo abbia corso più del primo, cioè alla distanza uscivamo sempre fuori con più brillantezza rispetto all'inizio, una cosa un po' paradossale, però sicuramente si incominciano a vedere frutti della preparazione fatta a ritiro. Gol dispiace proprio del tutto, perché una partita del genere, giocarla a porte chiuse, secondo me è una sconfitta del calcio. Sicuramente era una partita a rischio, però comunque dare fiducia ai tifosi, alle tifoserie, secondo me è atto anche di responsabilità nei confronti di responsabilizzarli. Secondo me questa partita doveva essere fatta a porte aperte e sicuramente vedevamo più spettacolo in campo e pure spettacolo sugli spalti, perché comunque quando c'è tifo le partite sono sempre più belle.